Buonasera a tutti, ciao Francesca. Sì, intanto è vero, ormai sono tanti anni che mi occupo di quella che io amo definire odontoiatria tossicologica, proprio perché negli ultimi decenni è virato il senso dell'approccio nella nostra professione verso le diverse patologie, non solo l'MCS, che stanno emergendo e si stanno affermando. L'aspetto cui tengo maggiormente a sottolineare è il fatto che i fattori di rischio che sono insiti nella nostra professione, in particolare le otturazioni in amalgama che vengono ipocritamente chiamate d'argento, ma in realtà sono di mercurio, come ben sai, come ben sapete, il 50% di mercurio e il resto altri metalli tipo rame, zinco, argento e stagno, che creano problemi di ipersensibilità, di elettrogalvanismo e di rilascio di vapori di mercurio. Abbiamo posto ben l'accento sulle problematiche determinate dal fluoro. Soprattutto nei bambini, la compromissione enzimatica, il problema di tutti i metalli endorali, perché anche il fatto semplicemente che ci siano diversi tipi di lega, seppur dichiarati non tossici, determina il rilascio di correnti e di ioni. Purtroppo l'oro puro non può essere utilizzato perché è troppo morbido in odontoiatria, quindi viene mescolato ad altri metalli, diventa una lega e la lega in sé già determina polimetallismo perché appunto è l'insieme di più metalli. Poi c'è il grande controsenso di considerare una corona, per esempio, in oro, lega nobile, cosiddetta nobile, e di magari sovrapporla a un impianto in titanio, si cerca di far bene perché un dentista che non ha purtroppo esperienza nell'ambito della tossicologia fa il suo dovere, quello che ci è stato del resto sempre insegnato all'università, utilizzare i metalli, i materiali, quelli ritenuti più nobili, al fine di dare un servizio al paziente. In realtà però cosa succede nel caso specifico di cui mi parlavi? Di una corona in oro posizionata magari su un impianto in titanio. Succede che il titanio diventa l'anodo sacrificale e rilascia ioni titanio, che nessuno ha dimostrato essere innocui per l'organismo. Quando invece viene utilizzata una lega palladiata, quindi una lega non nobile, anziché l'oro, per le corone, quindi spesso si usano il nickel, il cromo, il cobalto, oltre che il palladio, l'iridio e il rodio, quando viene messo a contatto con l'impianto in titanio, diventa anodo, la lega non nobile e vengono rilasciati appunto ioni che possono essere di nickel, di cromo, di cobalto, con tutte le conseguenze che ne possono derivare a un organismo che magari è già soggetto ad altre aggressioni. Nel caso dicevi dei perni in titanio, che di recente si usano. Non è corretto dire che non può causare allergie. Ricordo che al primo congresso mondiale che organizzai nel 2003 ad Avano Terme sulla immunotossicologia dei metalli endorali, il professor Davidà della Quinta Università di Parigi, in quell'occasione fece presente come il problema del mercurio, cui si riferiva maggiormente in quel momento il congresso, era l'emergenza attuale di allora. Però ha detto, vedrete che fra 20 anni, come oggi si parla di pioggia di amalgama, parleremo di pioggia di titanio. Così è, nel senso che sarà per la diffusione, come giustamente dicevi, si sono abbassati molto i prezzi, è una pratica sempre più estesa quella di sostituire denti malati o
oppure nel caso delle denturie inserire gli impianti in titanio, però questo non è scevro da rischi, su due motivi fondamentalmente. Uno, per il fatto che il titanio è potenzialmente allergogeno ed è potenzialmente immunogeno, non è vero che è del tutto inerte. Soprattutto, e questo è il secondo motivo, quando è posto in connessione con strutture, altre strutture metalliche che, come dicevo prima, determinano un rilascio di correnti elettrogalvaniche, tali per cui anche il livello enzimatico salivare, ma di tutto il tratto gastrointestinale, quindi dell'apparato digestivo, viene alterato. Quindi l'assorbimento, la metabolizzazione e l'assorbimento dei micro e macronutrienti in qualche misura è alterata. Se poi aggiungiamo che molto spesso in questi pazienti è presente Candida, capisci come gran parte di questi problemi di cui parliamo possono essere proprio legati alla nutrizione. Se poteste anche trovare un libro che io sto leggendo, La dieta intelligente, non ricordo l'autore, ma se vuoi poi vado a vedere, in cui viene assolutamente messo in risalto il problema del glutine, che non è più che determina la celiachia, neanche l'intolleranza al glutine e neanche la sensibilità, perché pare che tutti noi siamo sensibili, tutti, senza esclusione, siamo sensibili al glutine, quello che oggi viene proposto per uso alimentare. Mettere insieme, per quanto riguarda la nostra professione, l'utilizzo dell'amalgama, che fra l'altro ancora oggi viene utilizzato, pensa che nel 2015 sono state fatte 1.200.000 otturazioni in amalgama, ma quello che è tragico è che non c'è la formazione attuale dei dentisti per la rimozione protetta, che io chiamo asportazione protetta, perché quella dell'amalgama è una vera e propria asportazione, visto che è un rifiuto tossico nocivo che abbiamo in bocca, non si deve parlare di rimozione, purtroppo. Ricordo fra l'altro un rifiuto tossico nocivo, una volta tolta dalla bocca, sostanza pericolosa, l'amalgama, prima di inserirla, e magicamente non si capisce come diventa inerte in bocca, quando invece sappiamo bene che vengono rilasciati continuamente vapori di mercurio. Piace ricordare questo aneddoto che poi ho fatto mio alla presentazione del Collegio dei Docenti ad aprile di quest'anno. È poco conosciuto il fatto che lo stoccaggio, lo smaltimento scorretto delle otturazioni in amalgama determina sanzioni amministrative e penali che sono pari fino a 27.000 euro di multa e fino a un anno di reclusione allorché si stocchi appunto oppure si smaltisca in modo scorretto mercurio, l'amalgama, i residui di amalgama. Al che quando fui sollecitato su questo tema parlai ai colleghi dicendo scusate, non dico voi che siete bravissimi, ma io che magari non conosco nulla del mercurio, dei problemi del mercurio e dell'amalgama, ma che so bene che posso rischiare fino a 27.000 euro di multa o a un anno di reclusione allorché stocchi o smaltisca scorrettamente l'amalgama, e avendo appena fatto un'otturazione, prendo i residui, quelli che normalmente possono restare di amalgama, li poggio sul mobiletto, oppure dopo aver rimosso un'otturazione, i pezzi che mi restano li metto sul mobiletto e la mia segretaria mi viene a avvisare che ho alla porta i NAS.
Io ho un solo modo per salvarlo: prendere l'amalgama, aprire la bocca del paziente, rimettergli in bocca, chiudere la bocca e siamo tutti salvi. C'è qualcosa che non va. Se siamo costretti a pensare che la bocca sia l'unico posto in cui l'amalgama è sicura, visto che in qualsiasi altra situazione rischio addirittura il carcere se non la smaltisco bene. Quindi è un tema molto, molto controverso, dibattuto, ti dirò anche scomodo Via per giorno motivi sugli diversi. ultimissimi sviluppi dell'ultimo mese. Intanto è stato approvato 3 settimane fa il mio master all'Università di San Raffaele, un postgraduate biennale in odontoiatria biologica e sistemica. Ho voluto chiamare così non solo il master, ma anche il libro che ho ultimato, anzi aspetta, medicina odontoiatrica, biologica e sistemica, la seconda opportunità. Ecco, questo libro, che io ho finito, tra l'altro sono 1.000 pagine, un migliaio di pagine, sarà guida del master da San Raffaele. Questo che tu conosci è Sì. stato tradotto in portoghese, ed è il Tao del sorriso, dal veleno in bocca al benessere dell'anima. È stato il mio primo libro. E perché ti dico queste cose? Perché in questo mese veramente sono cambiate tantissime cose. Finalmente ho avuto l'ok ufficiale, partirà a settembre del prossimo anno, chiaramente riservato agli operatori, semplicemente perché verranno in 20 seminari con 36 argomenti, moduli diversi, verranno strutturati degli insegnamenti che riguardano complessivamente l'odontoiatria tossicologica, ma anche, anzi prevalentemente soprattutto nel primo anno, le problematiche riguardanti l'amalgama e i denti devitalizzati, altro grande tema di cui, se vorrai, potremmo parlare. Ti dicevo, subito dopo l'acquisizione ufficiale di questo incarico, io sono partito per Cuba, dove all'Università dell'Avana, al CIMEC, sono stato invitato a tenere una relazione sul rapporto dente-muscolo e subito dopo 2 giorni, sono andato a Rio de Janeiro, dove c'è stata la prima conferenza internazionale sul mercurio. Proprio oggi è stato pubblicato l'articolo su Dental Tribune perché in Brasile? Perché in Brasile è particolarmente sentito il problema del mercurio in quanto è utilizzato per l'estrazione dell'oro nelle miniere dove fra l'altro vengono utilizzati i bambini, lo sai. Sì. Il mercurio odontoiatrico si aggiunge in maniera altamente importante all'inquinamento ambientale che in Brasile è particolarmente sentito su questo tema. Ci sono centinaia di tonnellate di amalgama che vengono riversate nei fiumi, quindi nei mari, e che noi ce lo prendiamo di nuovo ed è un ciclo senza fine rispetto al fatto che poi abbiamo una continua sollecitazione da inquinanti. Il mercurio, sebbene essendo la sostanza più neurotossica, quanta incidenza abbia anche nella genesi della sensibilità chimica multipla. A Miami, che è stata la terza tappa di questo tour dell'ultimo mese, io ho incontrato la dottoressa Blanche Grube, che forse tu conosci essere la depositaria del patrimonio scientifico del dottor Huggins. In realtà l'unico vero grande trucco segreto nella rimozione o asportazione delle otturazioni in amalgama è cercare di toccare il restauro il meno possibile, anche perché Grazie.
L'amalgama è caratterizzata dal fatto che l'otturazione in amalgama è caratterizzata dal fatto che essendo una sostanza metallica, quindi non adesiva, ha bisogno di un sottosquadro per essere ritenuta all'interno del dente. Eliminando il sottosquadro di ritenzione dell'amalgama, quindi girandoci intorno o comunque creando dei piani di clivaggio tali per cui si facilita l'inserimento di piccole leve, l'amalgama è possibile nuclearla in blocco senza toccarla più di tanto. Questa comunque non è una pratica che può essere fatta senza ulteriore protezione, protezione che va a monte quando è necessario e si può, con prodotti che io chiamo fitochelanti, quindi terapie chelanti non aggressive, non chimiche, basate su prodotti di drenaggio omotossicologico o di creazione dolce fitoterapica. E la rimozione in realtà viene fatta con tutte le cautele atte a garantire la salute non solo del paziente, Francesca, perché come ti dicevo prima, i primi esposti all'intossicazione a mercurio siamo noi dentisti. Quindi abbiamo necessità di tutelare noi stessi. Però il paziente in particolare viene garantito dall'uso di teline e diga, di sigillanti intorno al foro che viene fatto nella diga, all'aspirazione diretta sul dente, all'aspirazione che io utilizzo nell'arco tendidiga, oltre che un tubo aspirante che al 99,97% garantisce la tutela da tutte le polveri, ma i vapori che questo apparecchio della QAIR, avendo dei filtri assoluti per il mercurio, determina una garanzia ulteriore. Però ecco, la procedura maggiore è proprio, l'attenzione maggiore è proprio quella di evitare di toccare il più possibile la manca, ma anche se non si tocca per nulla è meglio, basta poi sganciarla quasi, enucleandola dal suo sito. E nonostante questo, forse in America sono leggermente indietro rispetto alle nostre metodiche per quanto riguarda il taglio. Le frese che io ho portato, infatti loro non le avevano. Io utilizzo queste frese in carburo di tungsteno sottilissime e che ho proprio negli ultimi mesi messo a punto come trattamento criogenico, che hanno un taglio nettissimo, non determina surriscaldamento e rilascio di vapori, quindi è un'ulteriore garanzia. Per me tutti i pazienti hanno lo stesso diritto alla salute, che sia un paziente con l'MCS, un bambino sanissimo di 6 anni, la donna incinta o il vecchio di 80 anni, tutti abbiamo lo stesso diritto alla salute e quindi quello che io promulgo è l'utilizzo di materiali compositi senza fenoli, che utilizzo a prescindere per tutti. Non è, l'attenzione è in senso globale dal punto di vista della tossicologia e della biocompatibilità dei materiali. Quindi il paziente con l'MCS chiaramente deve avere un'attenzione maggiore semplicemente perché mi pongo nella necessità di testare ulteriormente quel tipo di materiale che considero essere l'unico attualmente, questi compositi senza bisgema, l'unico che non dà effetti secondari. Allora, io mi occupo di problemi dell'amalgama da 21 anni, quasi 22. E in seguito, come ben sai, alla mia intossicazione da mercurio. Da 9 anni, quasi 10 il prossimo, mi occupo di problemi da denti devitalizzati. Che mi duole dirlo e riscontrarlo, però probabilmente non sono meno problematici dell'amalgama.
Il dente devitalizzato è l'unico esempio in natura di tessuto morto all'interno di un organismo vivo. Io non posso negare l'utilità della devitalizzazione, soprattutto in determinati casi. Non posso neanche negare il fatto che sia non solo utile, ma necessario in alcune situazioni garantire l'integrità di una bocca. Poniamo il caso di una bambina di 13 anni che si frattura un incisivo. Cade dalla bicicletta, il dente rotto a metà, l'unico modo per salvarlo, per mantenerlo in bocca, è devitalizzarlo, purtroppo. È chiaro che si deve trattare di un intervento d'urgenza che dobbiamo essere noi medici e i pazienti a loro volta essere informati del fatto che il dente devitalizzato, proprio perché devitalizzato, senza vita, determina per definizione il rilascio di batteri. Batteri che a loro volta rilasciano endotossine, che possono essere citotossine, possono essere neurotossine. Le più conosciute, i nomi dicono tutto, sono la cadaverina e la putrescina. Paradossalmente, ben capito qual è il mio pensiero sugli impianti in titanio, però se io dovessi scegliere fra una radice, soprattutto fra un dente devitalizzato, soprattutto con problematiche secondarie, quindi granulomi, cavitazioni, lesioni periodontali o periapicali, e quindi un dente altamente tossico, reattogeno, e un impianto in titanio, quindi fra una radice naturale tossica e una radice artificiale metallica, però tra virgolette sana, io preferisco l'impianto in titanio. È duro dirlo, ammetterlo, per me che sono fautore di una battaglia per il metal free in odontoiatria, però fra i due preferirei io personalmente avere un impianto in titanio, se non possibile, se non è possibile mettere quello in zirconia o qualcos'altro che magari nel tempo salterà fuori. Rimuovere il dente e rimanere senza dente. Questa è una scelta che il paziente deve essere condivisa assolutamente col paziente, però l'edenturia per motivi estetici o funzionali, non è sicuramente la scelta migliore. Quindi, per carità, di mezzo fra l'edenturia e gli impianti c'è la protesi mobile, che anche là, se i materiali sono testati biocompatibili, può essere un modo per sopperire perlomeno una fase della vita. In cui il problema, in realtà, ci tengo a sottolinearlo, non è tanto quello che viene fatto quanto come terapia, quanto quello che viene a monte effettuato nella rimozione dei fattori tossici, scatenanti, quindi rimozione di amalgama, rimozione di denti devitalizzati e di metalli endorali, che sono le tre cause fondamentali non solo nell'MCS, ma di patologie tossicologiche in odontoiatria. Poi il resto della terapia può essere più o meno come dire, indirizzato sulla base delle esigenze del paziente, che può decidere di restare senza denti, può decidere di mettere una protesi rimovibile, può decidere di previo test, magari con Melisa o con l'LTT, di inserire impianti in titanio oppure in zirconia. Tieni presente che la protesizzazione successiva deve essere sempre assolutamente metal free. I casi sì, sicuramente ci sono. La problematica reale negli studi odontoiatrici è la preparazione del paziente che, come ben sai, è estremamente difficoltosa e dovrebbe essere affidata più che al singolo professionista che ha sulle spalle il carico di un'azienda, perché questo è in odontoiatria purtroppo
L'odontoiatria purtroppo è l'unica branca della medicina che è soggetta interamente a una gestione autonoma, imprenditoriale da parte del medico. In nessun altro caso un settore della salute viene lasciato così a sé stante, senza nessun tipo se non le stupidaggini determinate dai ticket oppure dall'inserimento delle otturazioni in amalgama nei centri pubblici, cosa che alla fine è peggio del peggio. Quindi sta dicendo che la gestione del paziente con MCS richiederebbe una struttura di equipe? Una struttura non solo di equipe, ma una struttura pubblica che si faccia carico delle problematiche del paziente con l'MCS, perché difficilmente un carico di questo tipo può essere gestito da uno studio privato. E dovremo sollecitare, mi sono già fatto carico in realtà, ma mi faccio ulteriormente carico perché mi auguro che, e non voglio entrare nella tematica delle vaccinazioni, però mi auguro che i futuri rappresentanti di governo siano più qualificati in ambito sanitario e che possano essere maggiormente sensibili alle problematiche dei pazienti che l'MCS, ma non solo l'MCS, che hanno necessità di essere trattati in maniera, come dire, personalizzata, perché poi il materiale buono per tutti non esiste, la prassi buona per tutti non esiste. Quindi il fatto che possa esserci il paziente che ha necessità di essere monitorato, seguito a monte e a valle nel suo iter diagnostico e terapeutico, credo sia un dovere da parte di uno Stato civile.